Un'offerta a piacere è la proposta conveniente ma stantia di un parcheggiatore abusivo che non pone limiti o tariffe alla sua prestazione. Ha vigilato per ore sull'auto di quella coppia ed è arrivato il momento di monetizzare. Il cliente non cede, ha già pagato la sosta al totem comunale e non intende capitolare a quella sovrattassa insensata anche se a piacere. Attorno al trio, in cerca di una soluzione a quella diatriba, il caos di Piazza Garibaldi. Il parcheggiatore insiste che qualcosa va dato, stanco l'automobile lista finisce per qualificarsi: sono un maresciallo dei carabinieri. La risposta è di quelle che spiazzano, da incorniciare e conservare. L'uomo, quasi offeso, chiede contezza del significato di quella domanda e poi obietta sulla questione dei ruoli. Di fronte a lui c'era sì un maresciallo, ma lui a sua volta era un parcheggiatore. Non fa una piega, direbbe qualcuno, ma dietro l'arte di difendere un principio senza logica si nasconde spesso, e questo caso ne è un esempio, un abuso. Il militare in servizio al nucleo operativo di Bagnoli approfitta di una pattuglia radioimmobile di passaggio, fa loro cenno di accostare. Insieme chiedono al parcheggiatore i documenti e verificano in banca dati la sua situazione per poi procedere alla sanzione. Quella che era una richiesta di denaro rivolta al buon cuore dell'utente però si trasforma per il parcheggiatore in carcere. Il quarantenne è già noto alle forze dell'ordine, ma sul suo capo pende anche un'ordinanza di custodia cautelare per rapina e lesioni. Non era mai stata eseguita perché l'uomo si era reso irreperibile fino a quel momento. Ora è in carcere in una cella della casa circondariale di Poggioreale.